Un saluto a tutti ragazzi, da Messi 91 siamo su One Piece Pirate World 4 e siamo ancora nell'arco di Whole Cake Island con un nuovo capitolo che si intitola Assalto al castello, gli uomini che salvarono Ruffy. Ruffy e Nami vengono catturati nel Whole Cake Chateau dopo essere stati sconfitti dai pirati di Big Mom. Ma nella disperazione un raggio di luce risplende davanti a loro, chissà chi è. E qui abbiamo Brooke e Jinbei, io proverei Jinbei. Brooke ci sarà ancora? Chi lo sa? Fa niente, io provo Jinbei, perché mi va di provare il potentissimo karate degli uomini pesce, che hanno avuto un sacco di spazio in questo gioco, tra l'altro. ようやく目が覚めたか。 暴れまくった挙句気を失うとは腹でも減ってたのか。Che orribilanza è questa, scusami! Che spavento! Mio Dio! Mugiwara no Ruffy! Ma che sto cacchio, Mugiwara no Ruffy! Sono morta d'infarto, che cavolo! Big Mom ka! Kokkara dashe! Zenbu bukkwashite demo dete ikuzo! Che bruttezza! Tatakai ga nozomi nara dete koi yo, Big Mom! Ima koko de shoubu shite yaru! Tsui saikin shinsekai iri shita bakari no Ruki ga ore ni ekken shiyou nazo okogamashii. Vi giuro, questa cosa mi inquieta tantissimo. Chiudo gli occhi. Kirei ni akirameleba korosazu ni kaeshite yaru. Ditemi quando è finita, grazie. Yonko da karate funzori kaette già ne. Sanji wa kanarazu torikaesu. Saigo ni katsu no wa ore tachi da. Gacha. Mama ni kenka o uru to wa baka na yatsura da. Perorin. È finito? È passato? Posso aprire gli occhi? Ok. Mugiwara. Ecco, lei va già meglio, è brutta, ma l'umacofono è riguardabile. Asta omoeba nan demo yuruseru. Saikō no wedding cake ga kueru kara. Ma che bei dolciumi, li voglio anch'io, che palle. Ma si è fermata la riproduzione automatica, chiedo perdono. Oya. Ore no chūjitsu na umi no senshi, Jinbei. Com'è arrabbiato quel gelato sulla sinistra, porca miseria. Era arrabbiatissimo. Uchi yametari shineyo na. Kaizoku nanda, suki ni ikiru no ga ichiban sa. Da ga oyako no sakazuki o kaesareru no wa 親の恥だよ。俺はお前という一大戦力を失うのさ。お前も何かを失え。 Guarda, trovo meno inquietante questa inquadratura che l'umacofono di prima. Big Mom, mi dispiace, non mi spaventi. Dopo aver visto quell'umacofono, nulla mi spaventa più. Mamma, taihenda! Vestito, cosa succede? Vestito! Ci sono dei leggeri spifferi in questa stanza, attenzione tutti. Masaka, Mugiwara oni ga suki ja ne darou na. Shūjin toshoshitsu o miharu nda. Ruffy ga kono shiro no? Kono kekkon ni teikou sureba, ore mo nakama mo zenmetsu da. Sara ni wa, East Blue ni iru daionjin no inochi mo torarechimau. No, ma Pudding è proprio stata fatta con il sedere. Guardate i capelli, sono stati incollati dentro al braccio, apposta. Guardate quel cacchio di capello lì. Che fastidio, mio Dio. Sanji-san? Guarda, è proprio incollato in una poppa. È inutile. Eppure balla, guardalo. Ha vita propria quel ciuffo lì. Kimi wa
しい俺でよければ明日結婚しよう。おいプリン、逃がしてくれ、捕まっちまったよ。Guarda che bruttezza! やられたのね。Sì, sì, ve l'ho detto, in una poppa l'hanno incollata perché nessuno si sta bene lì. 本当にごめんなさい。そんな、プリン。Pudding è la roba più brutta che hanno fatto in sto gioco. Anche più brutta della telecamera e di tutto quanto. Guarda che brutta che è Pudding! でも、安心して。私、結婚しないわ。まんまと私に惚れたあのバカは、私が式の途中で撃ち殺すからよ。あんたたちもどの道生かしちゃおうかね、哀れなネズミたち。おい待て、プリン、何言ってんだ。さよなら。そんな、俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。ちくしょう、出せ。Allora, abbiamo Jinbeio e Bruco. Contro, condizioni di vittoria, salva la ciurma, ok? Sconfitta, che qualcuno muoia, va bene. Prima missione. Dai una lezione al comandante dei soldati degli scacchi e compagnia. Ok, perché ho letto degli scacchi così lentamente? Non lo so, ma è successo. Allora, potenziamenti, Jinbeio, te ne servono un sacco, vai. Eccoci qua col nostro Jinbe piccolo cannone nucleare. Io non ho alzato vita e difesa. Spero che non sia come nel 3, perché nel 3 Jinbe veniva colpito una volta e one shottato da tutto e tutti. Quindi speriamo che sia un po' diversa la situazione qua. Allora, karate degli uomini pesce, pugno tegola dello squalo. Guarda che bello, ho solo questi di attacco, sì, ok. Karate degli uomini pesce, calcio della grande corrente marina, Kairagi, che sarà pronunciato correttamente sicuro, Jiu-Jitsu degli uomini pesce, cuore d'acqua, colonna della corrente marina. Ok, questi sono gli attacchi. Butto giù questo e metto miglioramento attacco a terra. Vai. Queste sono le abilità che ho deciso di equipaggiare e siamo pronti. Jinbe! Kushore. Bravissimo lui. Corri Jinbe! What? Stiamo andando qui. Strada è corretta? Chi lo sa? Io vado. C'è già qualcuno da uccidere qua fuori. Mi piace che ci sono i quadri con delle pietanze dentro, scusami. Ci sono i quadri con dei cocktail tipo dentro. Come è possibile? Picchia, picchia, Jinbe! Yeah! Ok, la vita per ora non ci sta scendendo, però non ci stanno picchiando tantissimo. Ah, giusto, io non ho attacchi per aria. Ok. Perché sono un personaggio possente, quindi non ho attacchi volanti. Però faccio un male incredibile, guarda lì. Yeah! Guardalo che figo col suo karate. Mamma mia. Yeah! Cosa succede se faccio così? Che non gli faccio un tubo di danno, va bene. Ne è arrivato un altro. Dov'è? Chi è? Pugno incredibile. Attacco speciale. Mamma mia, ho già lo sblocca potenziale, ma non mi serve. Che brutto attacco questo. Perché percorre della strada in orizzontale, quindi va indirizzato meglio, diciamo così. Aia, ehi, qualcuno mi ha tirato un pugno. Ho sentito, ho tirato tutto il controller. Ok, cosa dobbiamo fare noi però? Io ti seguo, ma non è che sia proprio consapevole di quello che debba fare, ecco. Ispeziona le stanze! Vado! No, 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 Jinbe, dall'altra parte. Vai, ispezioniamo le stanze. Vai, vai, vai. Prendi questo. Allora, io vado per di qua. Vai per di là, Brookie. Dividiamoci. Non so se si dividerà veramente, probabilmente. No, ma fa lo stesso. Ehi! Ah. Attacca la campanella e apre la porta della stanza, ok. Con la testa! C'è un pacco regalo, lo apro!
心臓ないんでした。ho detto ok. Che tristezza, era vuoto. Maledetti burloni. Hello? Era una trappola. Chi è? Ho sbagliato tutto io nella mia vita. Volevo fare l'attacco speciale. E invece spago tutto. Ok, c'era uno dietro. Sparo ondine di acqua. Sono proprio ondine di acqua. L'unico problema di Jinbei che lo sto trovando per ora, mi sta piacendo di più degli altri capitoli, è che ha delle combo che durano troppo. Ci mette troppo a completare l'intera combo. Guardate, sta 8 ore fermo a tirare cose. Che per l'amor di Dio va bene, ma se fosse un po' più rapido. È anche vero che Jinbei, avete ragione anche voi. Ho trovato... corretto? Biblioteca della prigione, perdi qui? Ok, ho trovato la strada, vai. Corri, Jinbei! È questa la biblioteca, ci sono i libri. Eccolo, Rufy! Ehi! Faccio la posa. Guarda come siamo fieri. Facciamo la posa. E quindi? Ho trovati. Ragazzi, vogliamo parlare della musica che c'è sotto, per favore? L'ho notata solo ora, vogliamo parlarne? Ehi, ehi, c'è roba! Questo attacco speciale mi fa molto, molto schifo. Spero ce ne sia un altro, perché è orribile. Guarda che orribilanza! È proprio brutto! E poi non toglie veramente niente quella abilità. Mamma mia, però, il danno. Ecco, vedete, questo è il problema che ho io, che le combo durano veramente tanto. Cioè, l'attacco finale fa un sacco di danno, però prima di arrivarci all'attacco finale passano 8 ore e mezzo. E quello è il problema. Che devi alzare cose dal pavimento per ore, lui. Dov'è il capo? Eccolo qua. Non lo prenderò, vero? Porca miseria. Allora, signor capo, lei deve collaborare però, eh. Yeah. Ok. Fatto, collaborello. Fatto, ha collaborato. Vado a picchiare roba. Brooke, libera Rufy, vado a picchiare roba io. Ecco, vedi, questo è il brutto di questo attacco, che si incastra nelle pareti perché percorre strada a caso. Come? Sono bruciati, morti per sempre. No. Ok, perché loro sono ignifughi, vedi? È bruciato tutto, ma loro sono ignifughi, stanno benissimo. Signore, allora, devo comprendere. Dov'è? L'ho perso. Non è niente, non vedo un tubo io. No, oh, alleluia. Ecco fatto, vedi? Fatta? Io non so, io sto andando avanti a menare cose, ma non so se è corretto. Credo più di no che sì. Che sta roba? Che orribile, non sarà mica uno specchio questo? Che orribilanza è quella roba lì? Mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo pure lui, dai. Ma sono bruttissimi questi specchi, scusami. Guarda che belli che sono però questi piccoli budini. Molto felici loro, guardali. Guarda che brutti che sono, guarda che brutti. Appaiono Rufy? Selvatici, fatta. Arrivo, Rufy! L'avrò preso, chi lo sa, fa niente. Nipotenzio! Dove sono i Rufy selvatici? Stanno volando, perché? Mamma mia, li ho shottatissimi tutti e due con una combo. C'era anche Nami che stava facendo cose, ma secondo me è stato Jinbei a shottare tutto così. Una combo shottatissimo un boss, ma va bene. Ma io devo seguire Nami, che devo trovare e dare una lezione a Brûlé. Ah, perché c'era Brûlé? Beh sì, c'erano i Rufy selvatici, quindi probabilmente c'era Brûlé. Ma eccola, vedi? Fino ad ora non c'era. Finto Rufy! Non è una Brûlé perché è in posa scimmietta, quindi non è Brûlé questa. Ma fa niente, lo uccidiamo uguale noi. Tanto facciamo presto, vedi?
ブリュレは鏡を使う能力者。あ、オッケー。シシノマシビレ、そのプロピュスペックを通って移動しているはずじゃ。Dove sono sti dannati specchi? Eccoli. Lo rompo? Che faccio? Boh. Sì, ok. È uscito un Rufy! Non vedo, c'è una colonna! Tiè, Rufy, tiè! Vorrei che conquistare sto territorio, ma temo che perderò un sacco di tempo. C'è anche una secondaria che si sta muovendo. Chi sarà? Boh, vado a vedere chi è. C'è una secondaria che sta scappando via. Vado a prenderla, la intercetto. In qualche modo, ma non posso intercettarla. Beh sì, potrei passare per di qua. Ma aspetta, c'era uno specchio qua. Tanto che ci sono. Prendilo! Ok. Vado, vado. C'è uno specchio anche qua da qualche parte. Dov'è? Eccolo. Ok. Aspetta, la secondaria, la secondaria. Corri! Lo specchio anche qui. Ok. Nami, che problema hai tu? Dimmi. Tu sei ricchissima. Conquisto la stanza, vai. Mi impegno anche un sacco per farlo. Per Namizu e per le ricchezze soprattutto. Madò, guarda, ha congelato tutto. Ha congelato anche i porzioni del tesoro. Ha congelato questa qui. Perché quando l'ho usata io faceva schifo. Adesso è fortissima. Aspetta, mi sto perdendo. Ecco qua, vedi. Ok. Ecco le ricchezze, le prendo. Fatta. Quanti soldi? Ehi, finto Rufy. Ho rotto anche lo specchio, vedi? Io non vedo un tubo. Con Jinbei è di brutto che non si vede un tubo. Guarda che bello. Non si vede niente. Io sto morendo, quindi sì, prendo un sacco di danno quel signorino Jinbei, ma va bene uguale. Sto neanche cercando di schivarlo più di tanto in realtà, eh. Tanto siamo fichissimi noi. Allora, la smetti di spostarmelo. Ma questa è Brûlée. L'ho trovata. Sono troppo lontano, dannazione. Fermali Brûlée. Finta Brûlée. Perché tanto non ti useranno mai come modello giusto. Allora, sto morendo ragazzi, sto morendo. Ok. No, è finito il capitolo. Avrò pochissime kill. Ehi, c'è Carotto e Cioppa. Ma è finito il capitolo. Ma se io rompevo tutti gli specchi non potevano uscire quei due lì, scusami. Ma la missione del cacchio che mi faceva condannare per sempre i miei alleati, allora. È incredibile, ho preso S lo stesso, non l'avrei mai detto. Credevo di avere pochissime kill, vi giuro. Ok, sono sempre delusa dal fatto che non abbiano modellato Brûlée. Fanno schifo, io ve lo dico, fanno schifo. Ora puoi selezionare il costume nuovo mondo per Jinbei, ok. Luffy e Nami ga Jinbei tachi ni yotte kaifou sareta koro, Reiju to Purin no kaiwa o more kiita Sanji wa mimi o utagau. あのチンピラと私が結婚するわけないでしょ。ま、vi dirò, qui può anche passare Pudding, non è neanche male. Fa schifo quando la modellano in gioco. 結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして、mi sono persa. Perché stanno annerendo tutte le facce? Scusa. Perché hanno annerito tutte le facce? Scusatemi. Per quale motivo? プリンはその能力でレイジの記憶を改ざんして去ると、こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジに説明する。いい機会だ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさい、サンジ。サンジと入れ違いに、今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジュは彼がすべて知っていることを告げた。
騙されてねえんならいいや。俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく、戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。ちゃんと待ってねえと、あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿があった。Il video di oggi termina qui. Quello che abbiamo provato era Jinbei. Che dire, tra tutti i Pirate Warrior che ho giocato, ovvero tutti quelli che sono usciti, Jinbei è sempre stato il personaggio che mi piaceva un sacco, perché io adoro il karate degli uomini pesce, ma faceva schifo da essere usato. In questo Pirate Warrior è ancora un po' brutto, perché comunque, ripeto, sta fermo tanto, ha delle combo molto lunghe che per fare tanto danno devono arrivare all'ultimo colpo, e per arrivare all'ultimo colpo ci mettono giusto quei 3-4 eoni, quindi è molto lento da usare. Però in tutti i Pirate Warrior forse è la versione più divertente che ho trovato, nonostante non la giocherei mai. È per questo che avrei voluto avere Koala in questo gioco a tutti i costi, perché io adoro il karate degli uomini pesci, mi piace veramente tanto, ma Jinbei non sono mai riusciti a farlo divertente, alla fine non lo usi mai. Se avessimo avuto Koala, che è un po' più minuta, un po' più piccolina, ok, non aveva i pugni d'acqua, però aveva comunque le pose incredibili del karate degli uomini pesci che io tanto adoro. Peccato che non l'hanno inserita, chissà come mai. Non è manco in un DLC, strana sta cosa. Vabbè, ce ne faremo una ragione, magari nel prossimo, chi lo sa, sperare non è mai un male. Io spero sempre di trovare Koala in uno dei Pirate Warrior, ma per ora ci è andata male. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.